DARI è l'infrastruttura digitale di ricerca per le arti e le discipline umanistiche. DARIA supporta tutti i ricercatori, gli istituti di ricerca, ma anche le biblioteche, gli archivi, nella fornitura di strumenti e di dati e anche nell'aggregazione degli strumenti e dei dati a supporto della ricerca nelle discipline umanistiche. DARIA nasce nel 2006 come un grande sforzo internazionale per federare tutte le risorse digitali a disposizione che venivano prodotte da un gran numero di progetti, quello che si chiama lo ESFRI, nello scenario ESFRI. ESFRI si può considerare come un grande contenitore all'interno del quale tutte le infrastrutture di ricerca producono e quindi anche rilasciano nello spazio digitale una serie di software, una serie di applicazioni e anche molti dati che possono essere utilizzati in numerose discipline. Ecco, DARIA, concentrandosi sugli strumenti, sulle applicazioni e sui dati che hanno a che fare con le discipline umanistiche e con le arti, vuole supportare delle piste di ricerca innovative, fornendo di volta in volta strumenti, servizi o anche attraverso la fornitura della propria esperienza, aiutando i partner a crearne di nuovi. La cosa importante è che DARIA già rende possibile la collaborazione di un grande numero di paesi europei, attualmente sono 17 e 2 sono in ingresso, e quindi permette anche di immaginare piste innovative di ricerca dal punto di vista multilinguistico, multiculturale e transdisciplinare. DARIA Italia è il nodo nazionale di DARIA ERIC. In DARIA Italia partecipano 22 istituti fra CNR, università e centri di ricerca pubblici e privati, e questi istituti e i membri, i ricercatori che ne fanno parte, partecipano a riunioni periodiche per stabilire quali sono le priorità a livello nazionale e anche per indicare eventuali occasioni di collaborazione, sia per progetti nazionali ma anche per progetti a livello europeo, oppure per stilare il calendario delle attività di DARIA a livello nazionale. Per gestire l'operatività del nodo nazionale di DARIA ERIC è stato costituito presso l'OBI, che è un istituto del CNR con sede a Castello, a Firenze, l'Ufficio di Coordinamento Nazionale. L'Ufficio di Coordinamento Nazionale svolge numerosi compiti, alcuni statutari come la raccolta dei contributi in kind da parte dei vari soggetti che costituiscono il network di DARIA Italia, inoltre si occupa della creazione e del mantenimento del sito web di DARIA IT, ma anche dello sviluppo di strumenti e servizi per la reperibilità e il riutilizzo delle risorse che vengono messe a disposizione dei partner. Inoltre, l'Ufficio di Coordinamento Nazionale è il responsabile di tutta l'organizzazione e della comunicazione del nodo nazionale di DARIA IT verso i partner. Presso l'Ufficio di Coordinamento Nazionale di DARIA IT è stato attivato anche il Funding Opportunities Hub. Attraverso questo servizio i partner della rete di DARIA possono essere facilitati nell'individuazione di bandi a livello europeo, a livello nazionale e anche a livello regionale, e possono essere supportati durante l'individuazione di partner e anche la costituzione effettiva dei progetti. Inoltre il servizio è a disposizione sia dei partner della rete di DARIA Italia ma anche dei partner della rete europea, in quanto partecipa al progetto Humanities at Scale, che è gestito direttamente dal nodo centrale di DARIA ERIC.
L'Ufficio di Coordinamento Nazionale di Daria IT si occupa, come detto, della raccolta dei contributi in kind dei vari partner per facilitare l'utilizzo, il riutilizzo e l'individuazione di questi contributi. È stato creato un portale che si chiama Registry, attraverso il quale i partner possono fare ricerche incrociando vari campi e trovando dataset, trovando applicazioni, trovando software o anche expertise che viene offerto da un altro partner della rete di Daria Italia.